fucking out. I ain't gonna fall back now, no. All right, I'm take it on me, baby. All right, I ever ask, are you gonna be my lover? Tonight, I take it with me, But if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. È tutto pronto, round Liqui Moly, autodromo Enzedino Ferrari di Imola, si accende il primo semaforo del weekend e si spegne e parte bene Pirro, Michele Pirro, molto bene, Michele Pirro si è partito con grande decisione, bene anche Luca Vitali che ha trovato uno spazio all'interno del bianco, però riesce a chiudere bene la traiettoria, arriva la prima variante in seconda posizione alle spalle di Michele Pirro. Più veloci in pista, hanno già rifilato qualche decimo del bianco, che poi con quell'errore ha peggiorato la sua situazione, ma attenzione anche all'altra Ducati Broncos di Mantovani. Alla tosa all'interno prova, ma è solida la difesa di Luca Vitali con la Honda Scuderia in prova, grazie a me. Il discorso qual è? Pirro e Zanetti, tanto è sempre aggressivo, Mantovani! Sposta letteralmente Luca Vitali che si deve fare da parte ma prendere di forza la quarta con tanto lavoro da fare, adesso sta raccogliendo dei frutti importanti, intanto bello. E ordine sempre dei 6-7 decimi, poi bandiera rossa, attenzione, bandiera rossa. Allora, qui la caduta, il pilota è ok. Davanti mi si chiude, non posso piegare. Stava a letto. Vibra dappertutto. L'inserimento, non posso attaccare i corpi. Non posso piegare. Mi metto un'altra volta. La bomba. Andrea, rimettila come stamattina, uguale identica a quella 1. Partiamo. Inguidabile. È una roba inguidabile. È uguale, non è uguale, è completamente diversa. Io non posso attaccare le curve col freno in mano, non lo posso fare, entro dentro, anche se ho poco freno, davanti, così, e mi si chiude lo sterzo. E non ho neanche grippiedo, si è alzata anche la pressione, sicuro che zero grip. Andrea, non guardare niente, rimettimi che è uguale stamattina o con la usa. Se vi siete mai domandati qual è la differenza tra un pilota vero e tutti gli altri, l'avete appena visto. Luca ha sentito due problemi distinti dando indicazioni chiare e precise. Gomma dietro con 0,5 atmosfere di troppo e volete sapere quanto era? Esattamente 0,5 atmosfere di troppo. Pressione, balziamola a questo punto. Ragazzi, via, questa non mi piace. Dai, spostate. Gomma difettosa? Dietro scivolava, ma non riuscivo neanche per toccare. Quando entravi che stavi in zona di prima di non mettere dentro. Tre minuti. Te dici che quello? Come tu fai? Quanto parto? Sesto o quarto? Sesto, vero? E allora ci siamo, spettro la bandiera verde, attenzione, tutto pronto, Kevin Manfredi, lo ricordo, scatta la pit lane, si impasta un po', ma non è neanche partito, perché sul fondo vedo Manfredi, ma lo vedo da solo. Oh, attenzione Pinello, talento e coraggio per il pilota della Aprilia Nuova M2 Racing, naturalmente lo diciamo, Michele Pirro, volendo... Qui al tamburello no, bene, riuscite entrambi, adesso vediamo la Villeneuve che succederà. Giapponese veramente te le vai a cercare comunque. Me la sono cercata, così come Del Bianco sta cercando la squadra di Michele Pirro. Che prova a farsi vedere la rivazza, Del Bianco! Oh!
rischia tantissimo, la tiene Del Bianco, ma come ha fatto a rimanere in piedi e non farsi sparare su Marte? E può rimanere lì, intanto Del Bianco fa 49-154, giro veloce, 49-167, Pirro Mantovani 49, Pirro. Ha dato più strappettino, non so se sarà sufficiente. Ma... Va giù Michele Pirro, va giù Michele Pirro, pazzesco, che botta per il campionato, che botta per il campionato. Michele cercherà di rialzarsi, di andare a prendere tutti i punti che può. Ancora Del Bianco, Michele qui, adesso la tensione di riaccendere la moto, attenzione, gli dicono di no, Michele no, si è accesa, perché Marcia gli ha detto, allora vai, no, se si è spenta, Michele no, fa, dobbiamo toglierci da qua. Ancora il sesto, sai perché va a perché prendi punti. Non può lasciarlo lì tanto tempo il Marshall, non ce l'ha con Michele Pirro ovviamente, vero, non può lasciarlo lì troppo tempo, è pericoloso. Alessandro Del Bianco vince qui a Imola, pazzesco, e tiene apertissimo il campionato della Superbike, sembrava il campionato più chiuso della storia. Che cagata che ho fatto? Che è successo? Non so. Non ho messo la marcia. Non è entrata la marcia. Sono partito 2 secondi dopo. Domani? Sì. Quando siamo partiti, perché era uno che era assolutamente inguidabile. Il motivo è mi ha sbagliato la pizzeria con la bomba posteriore, che è un errore, non si deve fare, è successo, ma la cosa peggiore è stata l'anteriore, che era veramente una cosa esageratamente brutta, e quando inserivo in curva non potevo forzare nessun ingresso, ma addirittura non potevo neanche piegarsi, cioè è incredibile, quando sono entrato in pista ho fatto vibrazione continua e aumentava all'aumentare dell'angolo di piega, quindi io cosa dovevo fare? Dovevo frenare anziché impostare, portare lo scatto dentro, fermarmi più così, e poi da qui piegando poco riducevo la velocità e ripartivo. Quindi non riuscivi a inserire? No, frenare, inserire. Mio babbo appena sono sceso mi ha detto guarda, si vede che problema davanti, prima tu glielo dicessi. Per fortuna bandiera rossa, per fortuna c'è stato quel tempo, e cosa abbiamo fatto? Ha cambiato le gomme e mi ha fatto le modifiche, riportando la moto come era stamattina, ma la modifica in sé è nulla, cioè non è stata quella che ha fatto la differenza, c'era veramente poco, una roba diversa. Quindi pensi a una gomma difettata? Sicuramente sì. E infatti dopo sono partito per gara 2, non sono partito per gara 2, ho sbagliato la partenza e non mi è mai successo, sono non so quanti anni è che in partenza non perdo posizione, oggi non so proprio. La differenza è che in gara 1 sono partito con loro e ho preso una vita, perché la moto non si guidava. In gara 2 che la moto funzionava, sono partito malissimo e poi secondo me ho più o meno mantenuto, nonostante i sorpassi, se fossi stato con loro me la potevo giocare proprio. Infatti quando sono andato a fare chiuso ero un po' arrabbiato, se non avessi sbagliato la partenza era divertente. Poi arrivo terzo uguale, non credo, penso che me la sarei giocato con Mantovani bene. Magari anche con Del Bianco, lì al momento non lo so, però me la giocavo. Io in questo momento sono molto, molto arrabbiato perché è un continuo. Tu non stai lottando più te adesso, tutta la stagione che lotti contro, non te stesso, ma contro la moto, le bombe, contro il setting, contro la stessa. Esatto. E se tu riesci in qualche modo ad avere una moto che può permettere di fare un bel lavoro, anche in gara, e poi a causa di una gomma non lo fai, e non è neanche la prima volta, è un problema, cioè. Avete un supporto? C'è un supporto, se tu dici bene, altri campionati non ti mettono tanto, non c'è scambio di dati, perché noi siamo, alla fine noi siamo un team privato, super privato, cioè qui siamo un concessionario con le gare. Quindi
discorso è che degli italiani, cioè se noi avessimo la possibilità di lavorare sulla moto, cioè cambiare forcellone, cambiare le piastre, cambiare le forcelle, è un altro discorso, ma la moto, come dicevi prima, è uno stop, cioè c'è il motore che ha qualcosina, niente di esagerato, c'è una centralina che non funziona male ma non funziona neanche strabene. Il problema grosso è che noi tante regolazioni che altri magari possono fare perché di serie si possono fare, noi non possiamo fare. Quindi andare a guardare un BSB dove la volta la Honda è anche competitiva, ma dove le moto sono superbike, BSB sono superbike con motore superbike, moto superbike, con un'elettronica molto di base. Qui sono stock con un'elettronica di base, un pelino più elevata evoluta del BSB, ma molto stock, quindi vengono fuori i problemi del molto stock. E poi non ha dei problemi, ma è il connubio con Dallo che crea problemi. Domanda brutta rispetto a quelli che quei decimi lì che ti mancano, dove ce li hanno?